Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Oh, fatemi una domanda. Fatemi una domanda. Dai che vi rispondo. Perché Sciablo non è un torellone, è uno che ruba lo slang alle persone. E a Perugia, dentro i quartieri, c'è gente che si fa il culo per davvero. Mentre lui fa toro toro, ma dove cazzo? Non fumo, non uso sostanze stupefacenti. Nessuna da più di 20 giorni. Ho le analisi del capello. Bella Torello. Fatti una domanda, tu a questo punto, se segui più i dissing della vera musica, sei un cazzo di unto nella testa, tu non stai bene e vai a una festa. Io non faccio queste cose da depravato, cazzo falle tu con DJ Sciablo, supporto qua dall'Emilia, questo commento e sta domanda mi strabilia. Volevo anch'io andare a letto, ma poi ho letto qualcosa che non va bene, e allora rimaniamo insieme. Comunque tu che alle 5 del mattino mi chiedi se sono mai stato a Francavilla, Fontana in provincia di Brindisi, non stai bene. Certo che ci sono stato. Mesagne, Francavilla, Surbo, San Pietro Vernotico. Matt, io non sono il boss di niente, i boss non ci sono, fra. La mafia non esiste, i boss non esistono, io non sono il boss. Chi ti dice che è un boss è un fake. Comunque ragazzi, fatemi delle domande più belle perché mi sto addormentando. Lo hai detto tu, non l'ho detto io. E tu pensi che dovrei smetterla? Allora, tanto degli artisti che citi come venduti non lo sono, tipo Marra. Ah beh, se lo dici tu, cazzo, Marra è il capo della merda. Ehi amico, esprimiti un po' meglio, a me la trappa fa vomitare, a te allo school ne gli può baciare almeno il culo. Bro, io non riesco a capire quello che stai scrivendo, eppure ti voglio bene, lo sai. Quando mi richiameranno a Parma al Moon, spaccheremo di nuovo. Grande, voi avete spaccato serata fantastica. Grazie, frati, voglio bene. Ma lo so che siete in tantissimi e vi meritate solo del rap fatto bene. Toglietegli l'autotune a quei fake. Io non è che sto calmo, io me ne vado proprio a dormire. Tanto non ne vale la pena. Oh, ci vediamo domani. Se becco qualche domanda, rispondo. Se mi sveglio tardi, magari accendo il telefono a un orario che sono finite le domande. Bella! Sta domanda non l'ho capita, cos'è tipo Bombay, cos'è la roba indiana? B-H-M-G-A-Y, non so capire. No, ma che cazzo di domande mi fate? Oh. Di queste che mai detto, l'unico che mi esalta con la roba che ha fatto nuova è Ensi. Ma tanto non penso che Ensi mi caga. Ma frate, a me non mi caga nessuno, zio. Cioè, Ensi spacca il culo, ma non credo che abbia tempo da perdere con me che disso tutti. Abbastanza, ma potrei esserlo molto di più. Ad esempio, vomitando in faccia tutta la tua crew. Sono passati 29.000 anni e manco me lo ricordo. Ragazzi, vi saluto e vado a dormire, ma prima di addormentarvi vi devo dire che se a 40 anni ti fai capelli biondi c'è qualcosa che non va, è meglio che lo affronti. Trova uno psicologo. Buonanotte a tutti, anche quell'ossigenato di DJ Sciabla, che quando stava a Bolo nella PMC lo chiamavamo Paola. Ve lo ricordate, ragazzi, della PMC? Coltellate, coltellate. Cosa penso dell'Italia? Germania. Ma se sto rispondendo pure alle domande degli ultimi... Dai, sto rispondendo pure alle domande senza senso. Ma che domanda fa? Poi che domanda è questa qua, scusa? Allora, intanto che domanda hai fatto?
devo venire con Zara, con tutto il negozio di Zara a Cosenza. Ma perché non ce l'avete Zara a Cosenza, scusa? C'è solo H&M? Sì, però esprimiti meglio perché così è poco rispetto a gente che ha studiato la grammatica e la lingua italiana, magari al liceo classico per anni e anni, magari ha studiato anche latino e greco e tu ti esprimi così e non si capisce. Allora, bro, però esprimiti bene, io c'ho rispetto di guarda zona 9, Ciapo, Fava, Nano, Cacchie, zona 8, zona 7, cioè c'ho rispetto pure per zona 6, però parlami in italiano perché così non ti capisco. Possibile mantenere lo standard core senza compromessi né paraculati ad avere grandi numeri. Grandi numeri è un cantante di Corveleno, fra. Cioè, grandi numeri per me è solo il cantante di Corveleno. Ma l'ultima volta che ci siamo visti ci siamo evitati volentieri tutti e due, anche perché a me lui non piace, io non penso di piacergli, quindi apparteniamo a due mondi diversi. Il mio è quello del rap e dell'hip hop, il suo è quello della moda. Intendo la fessa de mamma. In Italia, tanti meme di Bode. In Italia, minchia, canzoni serie in Italia. Cosa penso dell'Italia? L'Italia è una bellissima pagliacciata e barzelletta. Il rapporto con Mopa è stupendo dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, davanti al McDonald's fino ad oggi. Bella Mopa! Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, è la domanda più seria che mi abbiano mai fatto. Ma è una domanda difficilissima, ci dovrei pensare almeno un mese fra. Adesso guarda, vado a dormire perché sono veramente provato. Domani se mi ricordo. Ma ti pare che io debba leccare il culo a qualcuno? Cioè, a parte i trappari, ma vabbè, chi sono poi i trappari? Sono arrivati ieri. Ma ti pare che io debba leccare il culo a qualcuno? Non l'ho mai leccato in 400 anni, lo lecco oggi. E qua rispetto al dissing, ma non sto capendo quello che stai dicendo, bro. Il Grande Oriente d'Italia cos'è? L'Abruzzo? Fammi capire perché non ti sto capendo, bro. Non ti sto seriamente capendo. Cioè, esprimiti geograficamente meglio, per favore. No, bro, la mamma dei fake scopa con Gué Pequeno dal mattino alla sera. E Gué lo dice, quindi non se lo sto dissando. Gué scopa con la mamma dei fake dal mattino alla sera ed è per questo che nascono fake dal mattino alla sera. Comunque, buonanotte da parte mia e da parte di queste schifezze infami che butto via, non vedo l'ora di spenderli perché li odio. Buonanotte a tutti voi e anche quel fake di DJ Sciablo. Buongiorno. Lo dico per l'ultima volta. Non uso nessuna sostanza stupefacente. Scusa, ho scorreggiato. Sì, mi sa che sti drink che hai fatto erano un po' troppo pesanti, fra, perché comunque qua l'aria è bella, bella, bella viziata. Cioè, qua nel bagno dell'hotel di Parma, di Parma. Ragazzi, c'ho un frappè qua nel cervelletto. Non mi fate domande difficili perché non ci sto dentro. Adesso fammi lavare la faccia, fammi finire di cagare. Scendo giù, bevo il caffè e continuiamo con le mitiche domande. Pemperepem. Corra pirata Sardegna, purtroppo eravamo troppo lontani e non riuscivamo mai a confrontarci di persona, non ci vedevamo mai. No, ma va, Cadice è un grande, un pazzo, se lo saluto, bella Cadice, spero di beccarti. Vale, ti ringrazio, però non fatemi complimenti, insultatemi perché ho bisogno di dissare, ho bisogno, mi scappa il dissing. Cioè, se inizio a dissare, schivatemi, fatemi dissare qualcuno, se no è un problema inizio a dissare gli alberi, eh. Javier Pastore, grande centrocampista, prima del Palermo, poi del Paris Saint-Germain, se non sbaglio della Roma. Quello della Roma è lo stesso del Paris Saint-Germain, quel Pastore lì, grande, grande Pastore. Pastore Swag. Sai il posto più strano dove ho scritto un testo qual è? Sto cazzo di cellulare di merda, che adesso scriviamo tutto sul cellulare. Una volta con la penna si scriveva tanto bene, adesso tutto sul cellulare. Posto veramente strano per scrivere i testi. Niente, è successo che ieri sera mi ha spaccato tutto, mi sono bevuto quei 7, 8, 9 gin tonic, che era un po' che non bevevo neanche più, infatti mi sto veramente annoiando e poi uno a un certo punto, un inokinese, deve dissare, non può non dissare. Ma guarda che quelle tracce lì ce l'aveva tutto DJ Sciablo che non me le ha mai ridate perché voleva, non mi ricordo, mi pare 300 euro, se no non me le dava, io non ce le avevo in quel momento, questi cazzo di 300 euro e non me le ha mai date se minchia di tracce, lui come tutti gli altri produttori bastardi.
Un fit con Mischilla ci starebbe, ma oh, speriamo che me lo faccia un fit. Mischilla! Siamo sempre stati eterosessualmente amici, cioè. Io li rispetto anche parecchio. Adesso con questa storia, quando fa uscire qualcosa di nuovo, mi fate incazzare, perché esce una roba mia a settimana e voi siete sempre a scassare la minchia di uscire qualcosa di nuovo. Seguitemi un po' anche, pubblico sempre qualcosa. Ma adesso nella prossima storia ti metto il link per ascoltare l'ultimo. Ehi, terapiatista, ti spiego una cosa. La Terra è rotonda, è meravigliosa. Terapiatista, dovresti guardare un po' meglio l'orizzonte, ti dovresti svegliare. Terapiatista, cazzo. Fanculo, terapiatisti bastardi. Vabbè, ragazzi, purtroppo i dissing non si fanno più, non vanno più di moda. Non si fanno più i veri dissing. Si cazzeggia su Instagram quando sono ubriaco. Si inveisco su Instagram. Ma questo non è il vero dissing, sono minchiate. Sto andando da Parma, dalla bellissima Parma, in questo momento, perché devo tornare a casa della mia famiglia che mi manca tanto, perché adesso non ce la faccio più a stare tanto fuori di casa, capito? Allora, io ho tanti problemi, dai denti alla tosse per le sigarette, però il problema del pelato non ce l'ho, quindi che cazzo di domande mi stai facendo, fra? Ma chiediglielo a un pelato, no? O un pomodoro pelato. Cazzo mi fai le domande in rima? Stai zitto e fumati una cima, te l'ho detto pure prima. Smettila con queste cose, per favore, eh? Non si sfida il nessese. Peter, io ti ringrazio dell'invito, ma se mangio e bevo ancora qualcosa mi esce il cibo dalle orecchie. Mi esce il cibo di qua e l'alcol di qua e l'alcol di qua, quindi devo darci uno stop. Adesso magari esco a Bologna un attimo e mi mangio una piadina. No, no, non ce l'ho con DJ Shabro, col Torellone, cioè non ce l'ho col Torellone, però si sta comportando da fake, fa reggaeton, fa pepepepepe, cazzo, fa biondo, dai, non ci abbiamo mica 12 anni e mezzo, è un quarto. Ma scherzo, sono serio, scherzo sulle storie su Instagram, sono abbastanza serio se trovo il modo di confrontarmici di persona e fargli capire tutto il male che stanno facendo alla cultura hip hop italiana, visto che sento pure i Dar Polo Gang. Stavo dicendo, ieri ho sentito un'intervista dei Dar Polo Gang mentre andavamo a suonare, che diceva che loro parlavano di cultura hip hop, di gioielli, di minchiate. Insomma, questi qua sono tutti complici di sta porcheria, di sta diseducazione alla cultura hip hop. Allora, intanto le spinacine te le mangi te, perché io vivo in Umbria e non mi mangio le spinacine, mi mangio della carne seria del mio macellaio di spina che saluto. Che ha della carne seria, le spinacine, per favore, te le mangi te. Scusate, perché adesso io devo dissare pure la Dar Polo Gang? A me non me ne frega un cazzo la Dar Polo Gang. Però dicono minchiate importanti. Non dategli retta. Ascoltateveli per ridere come fate con Bello Figo. Non dategli retta, perché se gli date retta siete da curare da psicologo tutto. Ciao carissimo, sto andando A W F A N C U L O, bro. Te lo dico anche con lo slang dei sordomuti. Dove dovremmo andare tutti quanti? Ma secondo te lo vengo a dire a te se sono andato in yard? Anche se l'avessi fatto non lo direi pubblicamente. Cioè le cose non si dicono, ragazzi, dovete anche imparare a tenervi per voi certe cose, se le fate non le dite, che non siete fighi a raccontare i reati che fate. Anche sta storia che io sono l'unico che non si è venduto, cioè nel mondo si vendono tutti perché comunque devi mangiare, il problema è come ti vendi e cosa vendi. Di certo non mi sono messo mai a fare reggaeton, toroton, ton, ton, toroton, tonto, ton, ton, tonto. Allora intanto parla bene, se no ti metto un autotune qua e te lo faccio uscire da qua. Parla educato, ok? Se le cose non si dicono. Comunque, boh, non ho mai provato nessuna delle due, quindi onestamente non ti posso dire, non avrei un parere che. Penso che Chiodo sia un grande rapper, molto sottovalutato, che merita molto di più, sia lui che Brain, e credo che il progetto di Chiodo sia hip hop, sia una grande cosa e dovrebbero essercene tanti in tutte le città. Allora, intanto ti ringrazio per avermi insultato un po', perché tutti questi complimenti iniziavano un po' a farmi venire il diabete. Digli quando vuole fare due rime, perché insomma, quando è che viene a fare due rime nei posti dove si fanno le rime? Cioè, io dalle sfilate non ci vado. Allora, per quello lì devi seguirmi su Facebook, che tutti i giorni pubblico un insulto ai politici, ma proprio tutti i giorni, quindi, anzi, mi rompono pure i coglioni, mi stanno togliendo un sacco di follow di là per questo motivo. Quindi se vuoi sentire queste cose qua, vuoi leggere queste cose qua, vai di là su Facebook.
con Sciapro, col buon Bloscia, e niente, stiamo andando a Perugia a vedere se c'ha degli amici. Perché parla con lo slang di Perugia, ma secondo noi non può. Quindi adesso andremo in giro per Perugia, quartiere di quartiere, a vedere se qualcuno lo conosce. A parte che se Fedez mi regalasse un Rolex, credo che lo venderei prima ancora che mi arrivasse il Rolex. Perché secondo me gente che ha bisogno di un Rolex per leggere l'ora nel 2019 è, come dice Natalino Balasso, è grave, cioè è proprio da. Era pirata Marche, ha avuto un attimo una pausa, ma adesso la stiamo rimettendo in piedi insieme a Sismino, Vulcano, Costa Clan, un sacco di gente valida in gamba che c'è nelle Marche, perché nelle Marche c'è tantissima gente valida in gamba. Allora, Pippo Tutotto, fatemi delle domande serie sul cibo, perché a me piace tanto cucinare. Sugo pesto, che cazzo vuol dire? Il pesto è un sugo, fra. Il pesto è un sugo. Ti voglio svelare questo segreto. Comunque, il pesto fatto in casa, fatto col basilico serio. Speranza è una specie di DMX, un DMX de Caserta, e a me mi esalta parecchio. Non lo conosco, non capisco se è un real o non real. A me di Sestriere di Givova non è che mi interessa tanto, però ci sta, mi esalta. Comunque, adesso, a parte tutte queste domande fantastiche e non che mi state facendo, volevo ringraziare tutta la gente di Parma, perché ieri a Parma è stata una cosa meravigliosa e speriamo di farla ancora a Parma. Figa. Non mi esprimo su questo argomento perché non sto più lì e quindi non ti posso dire. Quando stavo lì, per delle cose spacca, paura, per altre cose no. Vabbè, però alla fine chi sono io per giudicarli? Non ho abbastanza esperienza per poter parlare. Penso che Nextraterrestrial sia uno dei top 5 album della storia del rap italiano, insieme a Next Level, insieme a Terra di Nessuno di Assalti Frontali, insieme a Luix e altri 3-4 album, secondo me. Ora ti dirò, stamattina ho mangiato anche dei bambini a colazione, buoni, buoni, cotti, cotti alla brace, niente male, NM, devo dire NM, niente male. Allora, io Gallinari non lo disso perché, anche se giocava nel Milano, anche se giocava nell'Olimpia, non lo disso perché è un grande giocatore di basket, è un esempio per lo sport e mi piace anche come persona. Mi sta simpatico perché parla poco, al contrario mio. Quando c'è la neve così, quando nevica e c'è il massimo pericolo, bisogna guidare con prudenza. Gelato, gelato, minchia rido, minchia che ridere, gelato, minchia sei così babbo che porco due ti manderei a scuola da Babbo Natale. We got London on.